piedi delle Alpi Carniche vive Maniago, tra Venezia Este, a poca distanza dalla Jugoslavia e dal sipario di ferro. Maniago è un paese di artigiani e ogni sua casa è una piccola fabbrica dove il mestiere si tramanda dai padri, ai figli e ai nipoti. Il postino ha un ruolo importante in un paese che vive di esportazione e dove le commissioni giungono per posta da ogni parte della terra. I più diversi preziosi temperini, coltelli da caccia, machetes, navajas in acciaio e corno di cervo, fabbricati da 100 e 100 piccole comunità artigiane, sono destinati a scintillare nelle vetrine delle coltellerie di Copenaghen, Marsiglia, di Madrid e di Basilea, in Brasile o negli Stati Uniti. Così Maniago fa parte del mondo. È una piccola cellula laboriosa e vitale di tutto il mondo. Il più vecchio artigiano di Maniago è ancora fedele a primordiali strumenti di lavoro. In un mese fabbrica 8 sottili temperini col manico di madreperla. Ognuno è come un gioiello. Il lavoro dei vecchi era rischiarato dai lumi a olio. Oggi molte famiglie si sono ingrandite, i giovani hanno costruito laboratori luminosi, razionali. Ognuno investe la maggior parte del profitto in nuove macchine, nuove costruzioni che gli permetteranno di aumentare la produzione. E quasi ognuno nel paese è padrone della sua casa e di un piccolo pezzo di terra. Arrivano ogni giorno commissionari con nuove forniture e per spiegare le esigenze dei loro particolari mercati. Tutto è cominciato da quest'acqua 7 secoli fa. Questa casa del 300 è stata la prima fabbrica. Solo gli uomini si sono rinnovati come l'acqua nella rapida. Le prime opere dei fabbri di Maniago furono armi, spade, pugnali, picche e daghe per la Serenissima Repubblica di Venezia. E qui ancora l'uomo di Maniago lavora. Qui tutto è artigiano. Ogni operaio è il creatore della flessibile lama che batte e alla quale imprime la sua personale impronta.
Non ci possono essere due coltelli identici. Ma per questo lavoro, oltre all'opera dell'uomo, ci vuole acciaio e carbone. Durante e dopo la guerra, le forge di Maniago tacquero. Quando si riattivò la vita in Italia e giunsero queste fondamentali materie, anche l'uomo di Maniago riprese il suo lavoro. E dal lavoro di tutti nascono nuove grandi fabbriche moderne, ariose, sane. E un prodotto sempre migliore. Un vasto piano di ricostruzione e collaborazione europea lavora anche per l'uomo di Maniago. E l'uomo di Maniago porta il suo contributo per una nuova Europa e per un nuovo mondo, con ogni colpo di lima. E milioni di coltelli, di lame, milioni e milioni di forbici partono per le massaie di tutte le nazioni. L'orgoglio del villaggio, perché Maniago ha in tutto 4.000 abitanti, è l'ospedale. Il fondo di inizio è venuto dagli aiuti internazionali, ma adesso la fabbrica va avanti con il contributo volontario del 2% al giorno sul guadagno di ogni lavoratore del paese. Anche le ragazze della Filanda offrono la loro manata di bozzoli e anche i due falegnami del paese contribuiscono. Quest'artigiano è l'allenatore della squadra di calcio che domenica ha una partita decisiva. Maniago è un paese prospero. Il livello di vita della gente è invidiabile, non solo per l'Italia. È un paese eccezionale. La sua prosperità è dovuta alla capacità di esportazione e al fatto che la fortuna di ogni artigiano e della sua famiglia dipende da lui stesso, dalla sua abilità e dalla sua volontà nel lavoro. E ognuno ha i suoi passatempi preferiti. I giovani giocano a football e tutto il paese segue gli incontri della squadra. Altri vanno a caccia. Altri pescano nelle chiuse dei torrenti. E sulle montagne che circondano Maniago, gli alpini pattugliano il confine. Il vino è buono e la gente lo beve con allegria. E la mattina dopo comincia un altro giorno.